Manca una settimana al voto che deciderà appunto chi andrà ad amministrare Campobello di Mazara. L'emozione si fa sempre più forte. Ieri sera abbiamo visto un coro di gente che gridava il suo nome. Ieri sera è stata l'apoteosi, un coro di gente veramente che grida il cambiamento di questo paese, un grido d'amore che mi sta facendo credere l'impossibile. Qui può succedere qualcosa di storico che difficilmente è successo a Campobello, e questa forza mi dà ulteriore forza per continuare e arrivare venerdì con un gran finale. Venerdì, guardi, succederà di tutto e di più. Ci saranno tantissime sorprese in arrivo, tantissime novità, e io penso che tutta Campobello potrà impazzire. Tutta Campobello potrà decidere veramente di votarmi, perché ha capito la mia trasparenza, la mia faccia pulita piace alla gente, la mia onestà e la mia genuinità. E questa è la forza di questa campagna elettorale. Ho vicino a me persone che non hanno mai fatto politica, la gente oggi chiede fortemente questo. Questo è il messaggio che lanciamo alla città, e questo è il messaggio che vogliamo noi regalare alla città il 18 novembre. Questa sera con lei anche alcuni dei suoi assessori designati. Come definirebbe questa campagna elettorale e soprattutto del programma elettorale di Gianvito Greco? Cosa l'ha interessata di più? In questo momento di crisi cerchiamo di fare risparmiare il comune, farlo risparmiare eliminando degli organismi inutili come le commissioni consiliari, riducendo al massimo del 50% lo stipendio dei consiglieri e degli assessori, e cercando di, in un'ottica di risparmio, di fare della spending review. Sull'onda dell'emozione continua la campagna elettorale di Gianvito Greco. Questa sera ne vedremo ancora tanta, presumo. Sì, ormai è un fiume in piena, siamo sulla buona strada per portare a compimento questa esperienza, per arrivare alla vittoria, che in fondo è il nostro obiettivo, per ridare il sorriso a questa città. La gente ci sta seguendo, riempiamo tutte le piazze dove andiamo, anche di lunedì sera, Calcaterra permettendo, per cui voglio dire, siamo soddisfatti e sono convinto che il vento è cambiato. Parliamo adesso di nuovo del programma elettorale. Quale punto preferisce? Quale secondo lei è il punto di forza del programma elettorale? Il punto di forza del programma di Gianvito Greco è proprio la trasparenza. La trasparenza vista tramite i social network, tramite internet, la trasparenza vista nella giunta, nel sindaco e nei consiglieri comunali. La trasparenza di sapere quanto costa e quanti sono i costi della politica. Quindi Campobello è arrivato il momento di cambiare. Ma Campobello è già cambiata, e questo è un cambiamento epocale. Io sono convinto e certo, e te lo dico sempre con il cuore in gola, che io sarò il prossimo sindaco di questa città, sarò il prossimo sindaco di Campobello Mazara e sarò il prossimo sindaco che rimarrà nella storia di questo paese. E questa è la cosa a cui più tengo, rimanere nella storia, e quando non ci sarà più la gente dovrà ricordarmi per le cose che belle che ho fatto a Campobello di Mazara.